10 anni di eventi, shopping e divertimento, Pescaiola da Vivere è infatti pronta a spegnere le sue prime 10 candeline. Questo giorno atteso tutto l'anno da un quartiere aspetta con trepidazione questo giorno per scendere in strada, fare festa e divertirsi. Devo dire che lo spirito con il quale abbiamo iniziato qui era proprio quello di loro, cioè i commercianti che ci tenevano tantissimo a farsi conoscere, ma soprattutto a far conoscere il loro quartiere. Sono molto uniti, loro tutti insieme, rappresentano comunque tutte le attività e quindi diciamo che Pescaiola è stato un esperimento riuscitissimo ed esportato in altre parti della città e non solo. La grande festa di uno dei quartieri più popolosi di Arezzo tornerà sabato 10 giugno e coinvolgerà l'area di via Alessandro Dal Borro, via Benedetto Croce e largo Primo Maggio. Pescaiola è una sua identità, è quasi un paese all'interno della città e c'è una classe di imprenditori, di imprese, di negozianti, ma non solo, anche di servizi che hanno e si riconoscono in un momento particolare come questo in cui si celebra a giugno questa ricorrenza, ma che poi di fatto è la festa di un quartiere, la festa ovviamente di tutto ciò che ruota intorno a questo quartiere, le attività in primis ovviamente sono le protagoniste, ma non solo. Abbiamo avuto un grande piacere di aver potuto contribuire a questa iniziativa, a questa 10ª edizione di Pescaiola da Vivere, proprio per le innumerevoli attività commerciali che sono vive e attive in quest'area di competenza. Dalle 17 a l'una di notte, spettacoli, eventi, shopping, oltre 100 le attività aperte e cene sotto le stelle. Le macellerie, ristoranti e enoteche coinvolte, davvero un programma anche culinario veramente interessante, quindi invito tutta la cittadinanza a venire a visitare i negozi, a mangiare sotto le stelle in via Alessandro Dal Borro, via Benedetto Croce, largo Primo Maggio. Sarà veramente una serata tutta da vivere.